Pronto? Parlo con il maestro Mario Montemurro? Sì? Vorrei prendere delle lezioni di canto. Sì? Ma quanto tempo ci vuole per imparare a cantare? Cantare in libertà. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Spesso mi fanno proprio questa domanda: quanto tempo ci vuole per imparare a cantare? Ma la domanda corretta sarebbe: quanto tempo ci vuole per conoscere il proprio strumento vocale, cioè il proprio apparato fonatorio? Infatti, per ognuno di noi il livello da cui si parte è diverso, quindi c'è chi ha già un'esperienza musicale alle spalle, ascolta un determinato tipo di musica, a casa ha sempre sentito cantare da piccolino e quindi magari ha sempre cantato, oppure non l'ha mai fatto. Quindi il livello da cui si parte è sempre diverso, perciò per ognuno di noi sarà diverso anche il tempo di apprendimento. Infatti, in tutti questi anni di insegnamento io ho sempre incontrato persone che cantavano già molto bene, anche alla prima lezione, e persone che invece erano completamente stonate oppure andavano fuori tempo, e quindi ho avuto tantissimi ragazzi, ognuno diverso dall'altro. Quindi per qualcuno è stato semplice dare poche nozioni e già farlo cantare in maniera discreta, mentre per altri ci è voluto più tempo. Quindi la domanda giusta è proprio quanto tempo ci vuole per conoscersi e per mettere in pratica quella che è la fonazione corretta. Tuttavia, bisogna partire sicuramente da una buona base respiratoria, quindi conoscere bene la respirazione diaframmatica, che è quella che poi ci permette di gestire bene l'aria con cui si canta, perché le note sono nient'altro che aria da gestire, e quindi bisogna imparare bene la respirazione diaframmatica, e in questo canale c'è già una puntata dedicata e magari vi metto il link in descrizione. Poi un'altra cosa che bisogna conoscere è il proprio range vocale, quindi dalla nota più bassa che si riesce a cantare fino alla nota più acuta, in modo da stabilire qual è il nostro range vocale, cioè che canzoni possiamo cantare. Siamo dei tenori? Siamo dei baritoni o dei bassi? Oppure se siamo donne possiamo essere contralti, mezzi soprani o soprani. Quindi in base a questo possiamo scegliere il nostro repertorio o adattare delle canzoni alla nostra vocalità. Fatto questo, bisogna conoscere bene le nostre cavità di risonanza e capire come fare bene tutti i passaggi. Comunque, vi lascerò dei link in descrizione perché ci sono puntate dedicate proprio sia ai registri vocali e sia proprio al range di appartenenza. Una volta che noi abbiamo studiato tutte queste cose, sapremo bene come gestire una voce di petto, ad esempio, o una voce di testa, o anche il falsetto. E quindi poi tutti questi registri devono essere mixati tra di loro in modo che la voce risulti sempre fluida e non ci sia mai gap, diciamo, dai vari passaggi di registro. E quindi questo si impara piano piano, anche se alcune cose noi le facciamo a livello, diciamo, naturale, in maniera naturale, e quindi facendole già in maniera naturale abbiamo solo bisogno di capire che cosa avviene nel nostro organismo. Come facciamo a fare quel suono? Che cosa entra in risonanza? E quindi per questo ci vuole uno studio con un bravo insegnante che vi spieghi bene come gestire tutta la parte vocale. Quindi, quanto tempo ci vorrà per apprendere il proprio apparato fonatorio, diciamo il funzionamento? Anche questo è un po' relativo come argomento perché c'è chi è più predisposto verso il canto e quindi appena gli dici una cosa, guarda, fai questo suono, porta il suono in maschera, subito ci riesce. C'è chi invece ha bisogno di più tempo perché parte da una base o comunque non ha lo stesso talento di quello di prima e quindi ci vorrà un po' più di tempo. È tutto relativo. Comunque, una cosa importante da sapere è che non si smette mai di imparare, come in tutti i campi, è che la voce cambia di anno in anno, come noi cambiamo fisicamente, così anche le nostre corde vocali cambiano e magari diventano meno toniche con il passare degli anni, e quindi noi dobbiamo adattare la nostra voce sempre man mano che gli anni passano.
Perché ad esempio se io ho 50-60 anni non potrò avere mai la voce di quando ne avevo 20 e quindi anche le tonalità cambiano e il modo di cantare cambierà. Quindi non si smette mai di imparare a cantare.